Buongiorno a tutti da Svizzeranda 360 e benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Balcider. Faccio vedere un pochettino come è strutturato questo paesino. Qua si mischiano tra case un po' più arretrate a edifici molto più moderni. Vedete là in una cornice molto carina. Eccoci qua, siamo a Balcider. Allora, Balcider ve l'ho fatta più o meno già vedere una volta, se non sbaglio, ma almeno vi faccio vedere qualcosina di più caratteristico già che ci sono. Qua sicuramente ci faranno un altro posto. E niente, volevo, tanto che vi faccio vedere questa zona qua, parlarvi di una questione che ho letto ieri, cioè da poco, che probabilmente i ristoranti, comunque il lockdown continuerà anche per tutto aprile. Quindi di riaperture se ne parlerà verso maggio. Intanto qua vedete questo bellissimo giardino, questa bellissima casa. E quindi verso maggio, anzi vi faccio anche vedere un posticino di là che è anche carino. E poi torniamo indietro. Eh sì, verso maggio se ne riparlerà per la riapertura, e questa situazione è un po' un casino perché comunque ci mette veramente nei guai. Questa è la scuola primaria, molto molto carina, molto simpatica. Guardate le finestre con tutti i disegni e tutto quanto che hanno fatto i bambini. Questa è una bellissima villettina. Una vera figata sta villettina, puttana. Comunque, andiamo a vedere un po' un tratto caratteristico di Balcinia. Che dovrebbe essere il centro. Adesso vediamo se facciamo vedere qualcosa anche qua. Sta bellissima villettina. E niente, con la riapertura a maggio ci mette nella situazione. Una situazione molto molto scomoda, nel senso che comunque di aiuti non ce ne sono arrivati. C'è arrivato qualcosa dal Kurzarbeit, ma per il resto non c'è nient'altro, non c'è veramente nient'altro. Guardate qua, tra vecchie stalle e edifici modernissimi, guardate sta casa, che bella, che bella. A me piacciono queste strutture cubiche e regolari. E qua, prati, prati. Comunque, ripeto, ci mette in una situazione veramente tragica. Perché se da un lato a livello del ristorante, comunque, affitto non ne stiamo pagando, perché impossibilitati. Altre fatture, cose così, riusciamo a pagarle con quei pochi giorni di lavoro che abbiamo. Ma per il resto, a livello privato, ci stiamo affidando solo e esclusivamente alle nostre compagne, il lavoro delle nostre compagne che non basta. Qua è una fermata del bus molto carina e praticamente vi mostra la geografia di questa parete montana che c'è proprio attaccata al paese. Noi siamo qua, vedete, Balcider, a 645 metri. Sopra c'è Austerberg, quel paese che vi ho fatto vedere l'altra volta, Eckerberg, anche a 850 metri, Austerberg siamo già a 1000, e qua poi verso Briegerwald, che la conoscete, dove ci sono le terme, Birgisch, eccetera, poi lì è Briga. Però
come potete vedere ci sono vari ghiacciai qua sopra. C'è lo Stockhorn 3212, qua c'è il Beachhorn 3934, il Beach Glacier, il ghiacciaio del Beach, il Jägihorn, Jolly Glacier, molto caratteristico questo, si vede da casa e quello si nota molto la sua avanzata e arretratezza negli anni. E qua veramente sono le altre vette che sono proprio in questa parete via. Molto molto bello, molto caratteristica la cosa di questa parete. Ovviamente qua è vispe. Comunque è molto carina, molto carina. Se andiamo a vedere un attimino se riusciamo a arrivare verso il fiume. Niente, ripeto, a livello appunto privato siamo in una situazione molto catastrofica, che ci porterà a non so dove, perché ripeto, gli stipendi solo esclusivamente delle nostre compagne, comunque meno di Monica e della moglie del mio socio, non bastano almeno dalla mia parte a coprire tutte le spese che effettivamente potrebbero essere se, cioè, potrebbero bastare se io comunque smettessi di pagare il credito che ho preso a tempo fa, ma dovrei, cioè nel senso, posso stopparlo per tot giorni, per un paio di mesi magari, aspettando che la situazione migliori. E infatti, se è confermato, se non arrivano altri soldi, procederò a stopparlo. Adesso taglieremo per su di là, così. Una bella zona anche questa. Carina, tranquilla, attaccata alla montagna. Però comunque, Balcidra, qua c'è sempre il sole. Tramonta veramente dopo il sole qua, quindi anche bello questa parte. Guardate lì gli scorci selvaggi. Balcindere è veramente una bella zona per vivere, che ripeto, ha un maggiore soleggiamento rispetto a casa mia. A casa mia non vedi mai il sole d'inverno, però d'estate di contra fa meno caldo che qua. Adesso procederemo lassù. L'estate qua è sempre piena di ragazzini che giocano e fanno. È veramente bello. Poi anche libero, puoi venire quando vuoi e giocare quando vuoi. Boh. Se andiamo a vedere qua, siamo già a 8 minuti di video. E niente, questa è la situazione. Vedete quel masso lì? Un giorno cadrà quel masso enorme, si staccherà dalla montagna e distruggerà tutto. No, però fa un po' impressione. Adesso saliamo qua e poi ce ne torniamo a casa. Ritornando indietro, faccio vedere così. Niente, questa è la situazione. Spero che arrivi qualche aiuto, perché sinceramente siamo veramente nella cacchina, nella cacchina. Perché il problema fondamentale adesso è che le nuove varianti del virus sono problematiche.
perché c'è una nuova variante inglese, sudafricana, brasiliana, e quindi stanno aumentando considerevolmente i contagi appunto per queste nuove varianti più infettive. E quindi non sapremo proprio, per ora non bastano le misure che stanno facendo adesso, anche il lockdown. Secondo gli ultimi studi sta avendo meno successo di quanto pensato. Comunque vedremo un po' nei prossimi mesi cosa fare. Va bene? Vi faccio vedere un po' da questa parte qua all'altra cosa c'è. Qua c'è un po' la parte più vecchia. Saliamo un po' qua e poi la concludiamo. Se io non ci voglio arrivare fino a là, io taglio qua. Te capi? Ecco qua. Niente, qua è un semplice percorso pedonale col fiume che viene dalla montagna. E niente, torniamo indietro. Dai ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video e alla prossima live. È tutto quanto. Iscrivetevi, commentate e mi raccomando, leggete queste cacchie di descrizioni, per lì c'è una piccola trama delle cose, link utili, va bene? Dai, ciao ragazzuoli, alla prossima, ciao.